ma che bontà, ma che bontà, ma che cosa facciamo fino a qua? Ma che bontà, ma che bontà. Prosegue la gara di torte nei centri anziani organizzata dal Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute. Questo secondo appuntamento, che ha avuto come protagonisti tutti i nonni e le nonne del secondo e del 17° municipio, si è svolto presso il Centro Anziani per l'Asca di via Sabotino. Questa è un'iniziativa che unisce il cibo con il sorriso. Esatto, sì, e poi unisce anche vari centri, perché questo è un modo per il comune ha trovato un modo per raggruppare i vari centri anziani dei vari municipi. Per esempio, noi che siamo solo 3 centri qui al 17°, siamo stati uniti con i centri del secondo municipio. Quindi, siccome noi ci si sente al telefono, ci conosciamo, però non ci siamo mai visti. E quindi oggi c'è stato l'incontro dei presidenti, tutti i comitati, quindi è stato un momento, cioè è un momento carino. Lei che torta ha fatto? Ciambellone al limoncello. Ci può dire la ricetta, questa ricetta semplice? Allora, sono uova, farina, burro, latte, lievito e limoncello. La metti al forno e fatta. Che dolce ha preparato oggi? Ho preparato 2 dolci. Una ricetta sono le ciambelline con le patate e le castagnole, anche se un po' fuori tempo, sono sempre buone. Come mai ha scelto questi 2 dolci? Così. Sono quelli che fa meglio? No, ne vengono un po' bene tutti, però ho scelto quelli, forse per comodità. Che dolce ha preparato? La torta di ricotta. Come mai ha scelto questo dolce? Perché io ne faccio tanti ma e non li mangio. Perché mi piace. Quindi ha puntato sull'originalità. Spazio quindi alle famose torte delle nonne, quei buonissimi dessert che rimangono nella mente anche quando si è diventati adulti. No? Ma che cosa sarà mai questa rubina qua?